Sta registrando? No, non stai registrando, perché sennò mi sarebbe venuto il segnale. Non stai registrando. Adesso sto registrando. Da 12 secondi. Va bene, adesso sto registrando anch'io. Ok, allora abbiamo parlato più di qualche volta, abbiamo fatto anche un video addirittura mi pare 3 anni fa a proposito del ritrovamento a Chiasso di 135 miliardi, 134 e mezzo miliardi di dollari in buoni del tesoro. Non è stato un ritrovamento, non è stato un ritrovamento. Vabbè, una soffiata. Hanno fermato due giapponesi. Una soffiata, diciamo allora. No, no, hanno fermato due giapponesi. Che si stavano clopin, avvicinando al confine. Allora, abbiamo poi detto che questi buoni del tesoro del 34 potevano andare in giro per l'Italia molte volte, no? L'hanno sempre su segnalazione di addetti al mestiere, ai lavori. La Guardia di Finanza ha sequestrato, almeno che mi ricordo io, 4 volte vari quantitativi di questi buoni del tesoro. Ma anche su segnalazione dei soffioni. Certo, e beh, soffiate, soffioni per forza. E visto che visto che i soffioni non le possono utilizzare loro, allora avvisano la Guardia di Finanza, capito? Esattamente. Allora, non te l'ho mai detto, perché non è capitato, ma ultimamente è stato ritrovato 6.000 miliardi di dollari, quando... Perché non ce li imprestano? Aspetta, quando il prodotto interno lordo statunitense è oggi di 15.000 miliardi, cioè significa che hanno certamente la metà del prodotto interno lordo statunitense, oppure diciamo il triplo del prodotto interno lordo italiano. E certo. Subito le informazioni di regime sono affrettate a sminuire il fatto, dicendo che gli esperti americani chiamati hanno dichiarato anche questa volta che erano falsi, giusto? Certo. Però tu non sai che Orazio ha trovato una cosa. Però se questi qui, scusa, ti faccio un'interruzione, ma se tu se loro hanno il coraggio di dire che questa roba è falsa, mi chiedo io, gli euro, la banconota euro, che cosa è? Infatti, nemmeno carta d'accesso. Infatti, allora aspetta che c'è di più e meglio. Allora io navigando in giro per l'immenso pelago, t'ho trovato delle cosine niente male. E allora te le faccio vedere. Aspetta che... Come si fa a mandare i documenti? Io non so come si fa a mandare i documenti. Tiralo fuori e fallo vedere, mettilo di fronte alla camera. Te rimando. Condividi schermo. Allora mi rimandi. Scatta foto istantanea. Chat visualizza. 3 dimensioni, 2 dimensioni, risoluzione standard. Non credo che utilizzando OVO ci si riesca. Allora, spegni, aspetta un attimo che lo troviamo. No, ma me lo mandi così e lo vediamo. Intanto tu ce li devi descrivere per i nostri amici, quelli che ci seguono su queste chiacchierate. Me lo metto sul mio monitor, così ve lo descrivo in maniera... Sì, allora, esattamente. Aspetta un attimo che te lo trovo. Allora, aspetta un attimo, cerco di ingrandire.
Riesco, non riesco a leggere. Allora, aspetta un attimo. Allora, c'è. Io ho sotto mano la foto di una un baule da viaggio, cassaforte da viaggio, di quelle con la parte superiore a bauletto, per capirci, tondeggiante, in cui quello dove una volta mettevano i cadaveri, una volta nei film gialli mettevano i cadaveri, esatto. Allora, in cui c'è scritto alla parte superiore del coperchio United States of America, con la bella aquila bipenne, biteste, bicefala, e poi sul bordo dell'alzata, diciamo, del coperchio, c'è scritto Federal Reserve Bank of Chicago, Illinois, United States. Sì. Poi ci sono tutta una serie di scritte, proprio scritte sul materiale di costruzione del baule, con i bordi, sì, agli angoli rinforzati, un baule rinforzato, di quelli, una specie di forziere, insomma, ecco. Senti una cosa, una domanda molto, molto importante. C'è scritto fesso, chi legge? Un altro po' c'è scritto. Aspetta, c'è la firma del responsabile che fece il, perché questi bauli erano bauli da viaggio proprio per essere trasportati da qualche parte, dopo lo vediamo dove sono stati trasportati. Senti, erano quelli della Wells Fargo. No, quelli erano quelli che li mettevano, sì, li mettevano nelle corriere, capito? Ed erano regolarmente rapinati dai gangster nel Far West. No, questo è un po' diverso, qui invece sono i gangster che l'hanno messi sulla diligenza. Sì. Sono invertite le parti, ma comunque, insomma, allora andiamo avanti. Allora, qui ci abbiamo allora la green card, che dice Federal Reserve Bond con numero di matricola eccetera, e dice this certify that the note of dollars 1 billion is issued by the United States of America is payable to the bearer on demand. E poi c'è il box numero eccetera eccetera, firme contro firme, borre, bolli, cirolacche eccetera eccetera. Aspetta, non è finito. Poi ci abbiamo due altri cofani, uno dei quali è aperto, le foto con i carabinieri, con i carabinieri messi, sai come fanno quando fanno le interviste, le comunicati di stampa, no? Quando le fanno quando fanno i grossi acchiappi, no? I grossi arresti, con tutta la mercanzia, certo, sul tavolo e loro in piedi, no? Che dimostrano, ecco, è così, poi dopo te la mando. E uno di questi bauletti, di quelli che ti ho detto io prima, perché sono vari, ti ho detto 6.000 miliardi di dollari, quindi sono 6.000 bond, 6.000 certificati del tesoro, anche se solo carta, 6.000 fogli di carta ce ne vuole, perché poi sono fogli di carta in A5, lo sai, no? Quello il formato grande, come certo, come quelli italiani più o meno, come erano una volta anche qui in Italia, esattamente, di cui un riflesso, ti ricordi, era un riflesso, erano quei foglioni enormi dei 1.000 lire, esatto, o le 10.000 che si piegavano in quattro o in otto, che si piegavano in quattro, che erano un riflesso di questo atteggiamento, perché erano fogli grandi, anche perché, e qui avremmo dovuto tirar fuori un po' di fogli di carta che ci abbiamo qui, ne abbiamo tanti. A proposito, ti ricordo che tutti quei mini assegni che tu ti porti dietro, bisogna utilizzarli per far vedere ai nostri amici cosa significa la moneta complementare, per quelli hanno girato tranquillamente e nessuno ha trovato nulla da ridire, no? Certo. E allora, siccome erano dei certificati, ed erano certificati dove c'erano dichiarazioni, firme, timbri e quant'altro, no?
esatto, tracce di DNA, tracce di digitali, no? Certo, eccetera, eccetera. Di tutto. E allora dovevano essere per forza grandi. Certo. Aspetta, allora andiamo avanti. E quindi, aspetta che ti dico un'altra cosa, arriviamo a questo. Allora, questo è un poi ti mando tutto il materiale, eh. Questo è il certificato di assicurazione. Allora, diciamo anche ai nostri amici che qualora lo chiedessero tu glielo mandi. Certo, altro che. Allora, the United States of America, serial number, eccetera, eccetera, SC, Department, tutti i cazzi, eccetera, fino a, poi c'è il bel simbolo sempre dell'aquila bicefala con sulla zampa destra le frecce dell'arco, no? Il mazzo di frecce, no? E dall'altra parte l'arco. Certo. Allora, e dice Chicago. E poi se non vado errato, mi sembra che sia il simbolo della Federal Reserve più che degli Stati Uniti d'America. Esattamente, però siccome la Federal Reserve emette in conto e il nome degli Stati Uniti, c'è fino a un certo punto. Vabbè. Il simbolo degli Stati Uniti. E quindi Chicago, Illinois, Insurance Certificated. This is the certify, aspetta, this is to certify that these Federal Reserve Bonds series of 1934 is the amount of the $1 billion United States dollars, 250 pieces dollars, $1 billion just with total amount of 250 billion United States dollars, e poi la scritta in cifra, are fully insured and guaranteed by the Department of Treasury and the Federal Reserve Bank of Chicago, Illinois, United States, USA. Witness the seal and the signature of duly authorized officer this 17 day of August 1934, Washington DC, USA, e poi tutte le firme, eccetera. E tu mi vieni a raccontare che questo è falso? Beh, se fosse un falso sarebbe un falso perfetto, ma d'altronde anche gli euro sono dei falsi perfetti. I dollari, Giorgio, le banconote di dollari, Giorgio, stampate dalla Federal Reserve sono dei falsi, Giorgio. E quindi? Ma scusa, cosa? Ma un documento così, che uno che ha un briciolo di competenza e di serietà, viene lì, lo vede e dice immediatamente è falso? Lo dovrà studiare. Io dico subito, lo prenderei per buono, direi che è buono, e hai voglia agli altri di dire che non è buono, so fare anch'io, no? Bravissimo, fino a prova di falso, me lo accetti per buono. Sei tu che devi dimostrare che è falso, non io che devo dimostrare che è buono. Bravissimo. Credo, è in mano mia, è in mano mia, tu me lo devi pagare e tu adesso dici che è falso. È lo stesso discorso che nel 1971 Nixon fece, no? A De Gaulle. Quando De Gaulle. Esattamente, proprio quello. Quando De Gaulle chiese indietro l'oro della Banca di Francia, dagli Stati Uniti, e loro, gli americani hanno detto, ma noi non abbiamo nessun riferimento aureo per i nostri dollari, noi non abbiamo nessun riferimento, e non gliel'hanno dati. Lo so. Non gliel'hanno dati. È sempre la solita storia. Sempre certo. La solita identica storia, perché quando certo. Fa comodo c'è l'intervento di Al-Qaeda che buttano giù i palazzi, li attaccano per Harbor, oppure, che ne so, li incastrano nella guerra con la Spagna e tutti i cazzi, no, o l'Iraq che certo. C'è la bomba atomica, o la Siria che c'ha le armi chimiche, no, quando gli fa comodo. Allora, certo. Dice, la legge
per gli amici si interpreta, per i nemici si applica. Esattamente. Hanno sempre fatto così. Esattamente. Capito? Questo esattamente. Fatto. E quindi che cosa vogliamo raccontarci? Tim, allora, tu lo sai la storia lì com'è, te l'ho raccontata più o meno accennata un paio di volte, la diciamo per gli amici. Anche quello per gli amici, perché è partito tutto da quella questione di quel conto in banca, ripetiamolo, un conto della Unicredit. Allora, no, ma questa cosa la dobbiamo dire per bene. Allora, fra il 1930 e il 1935 la storia è stata riscritta a molte mani, ma ad uso e a vantaggio sempre degli amici e a svantaggio dei nemici. Allora, ci dicono sempre che Hitler era un delinquente pazzoide, ma secondo voi uno che porta fuori dalla merda un paese in 4 anni con 10 milioni di disoccupati e l'economia a tracollo assoluto, non esisteva più industria, e riesce a portare fuori una paese dalla merda assoluta e in quattro anni farlo diventare la prima potenza mondiale produttrice di manufatti al mondo, come dicevo, e diventa il secondo paese esportatore al mondo nel giro di 4 anni, ma è mai possibile che si possa pensare che è un pazzoide, è un paranoico? No, solo uno cretino può pensare una cosa di questa dimensione, no? Cioè non è un fatto che potrebbe succedere per caso, no? Dice, ma è stato lì, si trovava lì, è stato fortunato, era lui al potere, no? No, è stato lì ed era lui al potere ed era perché lui ha deciso insieme ad altri di fare certe cose. Ovvio. Mentre invece, per fare il parallelo con gli Stati Uniti, gli amici erano dentro al sistema messo in atto della giugulazione dall'interno, cosa che hanno sempre fatto i nostri amici kazari, i quali che cosa hanno fatto? Nel corso dei millenni hanno sempre attuato quella tattica lì con l'impero romano, con prima ancora con gli titi hanno fatto addirittura, me lo scordavo, hanno fatto crollare l'impero itita. Tita, sono riusciti anche a quello. Ma certo. Stessi quelli che si fanno fregare. Certo, l'impero romano e poi questi vanno dove c'è da mangiare, dove c'è il posto, dove c'è la ricchezza, lì vanno, mica vanno in Congo belga, no, anzi dal Congo belga ci rimandano qua, sì, li prendono lì, rimandano qui a fare i ministri. Non è che vanno in Namibia o in Abissinia, no, in Somalia, no, a portare la pace. Che cazzo gli frega, che lì ci sono le bande armate, hanno fatto la finta per qualche mese, anni fa, dopo che sono spariti, no? Perché? Perché certo. No. Allora il discorso è questo. Quindi negli Stati Uniti tra il 30 e il 34, 35, ci hanno avuto praticamente la rapina, il compimento della rapina. Il compimento della rapina era il tracollo di Wall Street, quello che sta per succedere adesso in Grecia, in Italia e in Spagna. Cioè loro arrivano nel momento in cui tracolla lo Stato e si comprano lo Stato, con 4 soldi ovviamente, dopo che loro hanno contribuito in tutti i modi per farlo crollare ovviamente. Esattamente, questa è la logica di conquista del potere. Sono negli Stati Uniti, in quel periodo, quindi negli Stati Uniti fra il 30 e il 35, ci sono stati una serie di lobby di potere di vario genere che, tracollato il potere centrale dello Stato o della federazione, insomma come lo vogliamo chiamare, comunque non c'era più controllo, e quindi chi è che ha preso il potere? Tutte le varie sottolobby, come tutte per esempio le lobby economiche, le lobby industriali, ma soprattutto le lobby mafiose, cioè certamente. E quindi da lì ci sono date da fare e si sono consociate tutte le varie mafie, da quella israeliana per prima
ma quella era poi di tutte le altre provenienze, quella italiana, cinese, eccetera. E insomma, in quel periodo, certo, non so esattamente come si siano svolti i fatti, ma il fatto è successo perché noi abbiamo i risultati. Probabilmente, siccome il crollo del dollaro era più o meno come nella Germania nazista, perché 2 milioni di senza casa, di homeless che andavano in giro con i treni, sfruttando, diciamo, i treni merci per spostarsi di qua e di là per cercare una sistemazione, non è che sono arrivati a caso, sono arrivati perché c'era una fame da battere i denti. E quindi che cosa è successo? Sicuramente sono andati alle stelle i prezzi dei beni primari, dei beni essenziali, per cui non ci è mai stato detto, ma sicuramente in quel periodo lì qualcosa di grave è successo, tant'è che le bande armate delle varie mafie hanno preso il sopravvento e sono riuscite in qualche modo a portarsi via qualche milione di miliardi di dollari. Esattamente. Non qualche migliaio, milioni, qui parliamo di milioni di miliardi di dollari, che oggi a dirlo così dice questo è pazzo, no, perché cioè, uno mi deve spiegare, io parto sempre dal principio della controprova, della prova del 9, verifico il ragionamento al contrario, no? Allora, uno mi dovrebbe spiegare come mai è possibile che c'è qualcuno che va in giro a mettere in piedi strutture del genere, perché strutture più o meno delinquenziali come queste che vanno in giro a cercare di piazzare questi buoni del tesoro, costano, hanno degli impegni, hanno del tempo, no? E quindi qualcuno mi deve spiegare com'è che in giro per il mondo, non solo qua in Italia e solo in questa occasione, ma oramai da vari anni, vanno in giro questi bond del tesoro statunitense. Com'è? Perché? Chi è che ci guadagna? Perché lo fa? Perché rischia così tanto per sapendo che lo acchiappano ed è falso? Cioè, è vero che magari qualche volta potrebbe pure andargli bene, e se fosse davvero falso, quella volta che gli va bene magari recupera tutto l'impegno che ha fatto. Ma questo, secondo me, è proprio il ragionamento contrario, e cioè è proprio che legalmente o illegalmente le mafie fra il 1930 e il 1935 sono entrate in possesso o delle matrici che poi se le sono stampate per fatti loro, non lo so, questo sarebbe da vedere, ma la cosa strana è che le firme sono autentiche, le firme del presidente Roosevelt e dei suoi, oddio come si chiamava l'altro, Hoover e compagnia bella, sono loro, cioè la firma è la loro, è difficile autenticare, fare diciamo firme diciamo singole, perché vanno firmati uno per uno quei documenti lì, non è che il presidente firma un'emissione da 1 miliardo di dollari e lo fa e delega qualcun altro, lo firma lui, lo deve firmare lui, perché è il governatore della Federal Reserve. Quindi non è possibile che imitare in migliaia e migliaia di volte la firma autentica di volta per volta, una singola volta per volta, una firma di un altro. Ci vorrebbe talmente tanto tempo che non lo so, un grafico si potrebbe pure farlo, ma insomma è veramente anche perché domandiamoci pure, nel 34 viene fatta questa emissione, non escono fuori per 70-80 anni e poi all'improvviso escono fuori? Com'è? Ci sarà un motivo? E il motivo c'è. Allora, tornando indietro alla storia del 30-35 negli Stati Uniti, evidentemente qualcuno, d'accordo con i vari presidenti che si sono avvicendati in quegli anni molto turbolenti, ha deciso che andava fatta quella emissione, che poi per qualche motivo ha preso magari o era intenzionalmente fatta per prendere strane strade, o era fatta intenzionalmente anche con buone intenzioni, ma che poi ha preso strane strade. E allora
la cosa da prendere in considerazione è questa. Allora, per vie del tutto imprevedibili, io sono venuto a conoscenza di fatti del tutto estranei uno all'altro, ma che ricollegandoli mi porta a delle conclusioni, a cercare e a dare, a immaginare dei possibili scenari. Allora, guarda che è inutile che ci divulghi. Che ci dilunghiamo troppo, perché diventa troppo pesante la questione. Allora, forse, insomma, fatto sta, dobbiamo dividere in due parti, e questa prima parte deve servire ai nostri amici che ci seguono per essere interessati a questa problematica, che è una problematica che riguarda sia grandi truffe internazionali messe in atto dagli Stati Uniti d'America. Mi piacerebbe vedere se ad esempio la Cina facesse operazioni di questo tipo, che cosa direbbero gli Stati Uniti? No, primo. Secondo, che va detta una cosa importante, che la Cina c'entra. La Cina. Sì, ma c'entra. Ma certo che la Cina c'entra. Parlo di un'iniziativa presa autonomamente prima di tutti della Cina. La Cina c'è entrata dopo. Poi la seconda cosa è questa. Girano per il mondo e girano per l'Italia, grazie ai soliti mafiosi che hanno preso sta roba e l'hanno portata a suo tempo in Italia, e queste continueranno a girare, perché noi non sappiamo esattamente qual è l'entità di questa cifra, che cosa ci hanno pagato fino ad oggi e che cosa ci vogliono pagare. No, aspetta, c'è questa tranche che già, che l'ho letta prima, ci sono 250 milioni di miliardi, solo questa tranche. Va bene, appunto, beh. 250 milioni di miliardi, te l'ho letto prima, te lo rileggo, aspetta, è troppo. Ma non c'è bisogno, lo sappiamo, non lo devi dire me, queste cose le dobbiamo dire ai nostri amici che ci seguono. Ah no, scusa, dicevo 250 miliardi di dollari, ecco, 250 è solo questa tranche, ma la tranche completa di questa partita che hanno catturato quelli della Guardia di Finanza è di 6 mila miliardi. Cioè è una cosa di una dimensione spaziale, non terrestre, spaziale. Uno si dovrebbe domandare com'è possibile che qualcuno abbia messo in piedi una operazione del genere. Ma è chiaro che era gente che stava all'interno del governo. Bravissimo. All'interno del governo, per quanto riguarda il governo, quella è Federal Reserve. Certo. È quella gente lì, capito? Certo, non è impossibile. Cioè, è quella gente lì. Un professionista, un avvocato, un giudice, un industriale non può fare una cosa del genere. Neanche se fa. Ma è evidente, evidente. Neanche un falsario lo può fare. Ma naturale. Che non è il caso di dire qui. Che, per cui i cari amici della Federal Reserve sono andati a dire che è un falso, no, fra l'altro l'hanno detto pure, aspetta, hanno detto che è un falso pure perché, l'abbiamo detto in un'altra occasione, tutti i ritrovamenti che fa la Guardia di Finanza, il 41% del valore di quel ritrovamento va alla Guardia di Finanza. Quindi, mi pare giusto. Capito? Quindi, per dire, no, avrebbero dovuto comunque gli americani pagare il 41% alla Guardia di Finanza italiana, e ti pare che lo fanno? Naturale. Una considerazione. No, ma momento, intanto io ritrovo queste cose e me le tengo, poi vediamo in futuro se trovo anche un compratore, no? Non è detto che uno debba andare dal falsario e dire tu sei un falsario, mi devi dare l'equivalente dei soldi. No, io mi tengo la roba. Bravo. E poi vediamo se trovo il compratore. Ma infatti al ritrovamento dei 134,5 miliardi di chiasso, mica gliel'hanno restituiti.
quei appunto sono ancora diciamo nelle spettanze della Guardia di Finanza, dove li tengono non lo so, però non l'hanno mica mollati, mica lo scelgono. Beh, chiaro, e mi auguro vivamente che li tengano in un posto ben riguardato, perché sono capaci di mandarci i tagliagola che adesso stanno in Siria, no? Ma che ogni tanto ce n'è qualcuno di meno, che questi tagliagola si siano stancati di ammazzare la popolazione civile siriana e vengono qui con l'incarico di portare via questi soldi alla Guardia di Finanza. Non sarebbe la prima volta. Come diceva Andreotti, e mi pare che era Seneca che l'ha detto per primo, che a pensare male si fa peccato, ma in genere ci si azzecca. Esattamente. Si indovina. Mi viene da pensare al generale speciale. Com'è che se n'è andato, che hanno inventato quel messo in scena, no, che andava con l'aereo presidenziale a farsi portare le ostriche e tutte le porcate? Sì. Com'è? Sì. Quello, te lo dice Orazio, sapeva da lei un sacco di soldi, perché da generale della Guardia di Finanza c'aveva il suo bel tornaconto, e quei 135 miliardi di dollari sicuramente una parte aspettava a lui proprio personalmente. Ecco perché andava in giro. Appunto. Hai capito? Perché sapeva che poteva... Appunto. Capito? A lui e ai suoi compari. Vabbè, chiudiamola lì. Abbiamo superato la mezz'ora e rinviamo il tutto alla volta prossima. La prossima puntata che c'è da divertirsi. Guarda, sì. Chiudi la registrazione e verifica se è venuta bene e mettila su Alba Mediterranea. Ma va detto che secondo me due puntate non bastano, ce ne vorranno tre o quattro. Va bene, intanto l'abbiamo iniziato. Bene, alla prossima, ciao a tutti. Alla prossima, ti saluto, ciao.